15 settembre. Allora Pilato gli disse: Ma dunque, sei tu re? Gesù rispose: Tu lo dici, sono re. Io sono nato per questo, e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Pilato gli disse: Che cos'è verità? Giovanni 18, 37, 38. Cos'è la verità? Nel Vangelo di Giovanni si trova una delle domande più penetranti ed essenziali di tutta la Bibbia. Che cos'è verità? Noi crediamo che Gesù sia nato da una vergine, sia vissuto senza peccare, sia stato processato, condannato e crocifisso, e al terzo giorno sia risuscitato. La verità però non si ferma qui, va anche oltre. La verità corrisponde alla realtà, e in essa non vi è contraddizione. Non vi sono dissonanze, e il tutto forma un insieme armonioso e completo. Ecco il dilemma su cui Pilato vuole filosofare. Gesù dichiara ad essere venuto per testimoniare della verità, ben sapendo che i discorsi intellettuali non avrebbero mai aiutato il povero governatore. È per questo motivo che Gesù si presenta all'autorità romana ripetendo quanto ha poche ore prima detto ai suoi discepoli: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Al di fuori della sua persona non c'è verità né salvezza. Chi conosce Cristo dunque conosce la verità, ed essa lo farà libero.